dopo, signora, dopo arrivo, per educazione fatti dire lui. Allora, pochi minuti, intanto grazie a tutti per essere qui questa mattina, grazie a Matteo per l'impegno che ci sta mettendo in tutta Italia per un referendum che ha risvegliato le coscienze, perché il tema della giustizia era un tema ormai sopito e riguarda casi di ingiustizia purtroppo ormai presenti in tutta Italia e che rappresentano la storia del nostro paese. Oggi noi siamo anche qui però a parlare della nostra città, perché quando qualche settimana fa ci siamo confrontati rispetto al destino di Caserta, io ho chiesto un aiuto, ho chiesto che ci fosse un impegno della nostra forza politica al governo del paese per la nostra città, perché la materia finanziaria non è filosofia, i conti e i numeri determinano poi l'erogazione dei servizi, determinano il funzionamento della città, determinano un'amministrazione efficiente che non c'è stata, un po' per la cattiva amministrazione, un po' per l'incapacità a far quadrare questi conti. E allora la filiera istituzionale da qui al governo a noi servirà per aggiustare le cose a Caserta, Matteo. E io ringrazio Matteo perché la sua disponibilità mi ha dato la forza per avviare un percorso di dialogo e di confronto con tutti voi e con tutti i cittadini casertani. Io sono dell'avviso che possiamo determinare il cambiamento in questa bellissima comunità. Io sono nato e vivo a Caserta, sono padre di una bambina di 2 anni e mezzo e voglio che viva in una città di cui andare orgogliosi. E dal momento che questo è il sentimento che io ritrovo tra tutti i miei coetanei e non, ritengo che questa sia una battaglia di tutti che dobbiamo portare avanti da qui a quando si andrà al voto a Caserta, perché non abbiamo ancora la data del voto per le elezioni, e sarà un'estate calda di impegno per la nostra città. Io sono in campo per questo, perché ci credo e perché ritengo che l'impegno che si fonda sulla qualità e sulla serietà possa portare dei risultati. Possiamo essere la porta del Sud Italia che rappresenti la buona amministrazione e l'efficienza, e soprattutto possiamo diventare il fattore attrattivo per la Campania, perché vedete, la Campania è amministrata ormai da anni da una sinistra